a Barbaro Sanseides, cioè chi scrive la storia. <coughs> Scusate, mi sono allergico ai barbari, evidentemente. <ride> um, noi spesso ci sentiamo dire, ancora oggi noi storici ci sentiamo dire, eh, ma la storia la scrivono i vincitori. Oggi è una cosa completamente falsa. Oggi la storia in tutti i paesi occidentali si scrive con la più totale libertà e tutti possono scrivere la storia dal punto di vista che vogliono. Anzi, gli sconfitti in genere sono più petulanti dei vincitori nello scrivere la storia. Per il mondo antico, qualcosa di vero c'è: la storia delle guerre galliche l'ha scritta Giulio Cesare. Io scommetto che se avessimo la storia delle guerre galliche scritta da Vercingetorige impareremmo delle cose un po' diverse. Dopodiché è molto interessante vedere come, dopo le invasioni barbariche e la nascita dei regni governati dai vari popoli barbari, come viene scritta la storia. Intanto viene scritta nella lingua degli sconfitti, in latino, perché l'unica cultura scritta disponibile è quella. E viene scritta questa storia, specialmente all'inizio, con l'ansia di dire noi, i barbari, che abbiamo vinto... Mh, Abbiamo anche noi una storia, cioè c'è un complesso di inferiorità spaventoso nei confronti del mondo romano e della cultura romana. Per cui nel Regno Goto in Italia, per esempio, io arrossisco un po' a parlare di Goti qui in presenza di Peter Heather, che è l'uomo al mondo che ne sa di più sui Goti in assoluto, però nel Regno Goto in Italia a un certo punto un intellettuale romano, Cassiodoro, viene assoldato dai regoti per scrivere la storia dei Goti in latino e lui scrive questa storia dei Goti che poi il re fa recitare in Senato a Roma, perché c'è ancora il Senato romano naturalmente sotto i re Goti e Cassiodoro viene elogiato dal re perché ha scritto una storia che dimostra, come dire, che anche i Goti fanno parte della storia. Eh, di quale storia? Della storia romana. Perché l'unica storia immaginabile è la storia romana ed è importante dimostrare che dentro la storia romana ci siamo anche noi goti. Poi passerà il tempo, con le generazioni la memoria dell'impero romano e delle invasioni si va perdendo, anche i popoli si fondono. Nella Gallia conquistata dai franchi, a un certo punto nel nord non c'è più nessuno che si ricorda che i suoi antenati erano romani. A un certo punto vivi nel Regno Franco, il re è il re dei franchi e tutti quelli che vivono lì a un certo punto si considerano franchi. È quel fenomeno che i colleghi che studiano queste cose chiamano etnogenesi, le trasformazioni, le nascite e le morti dei popoli. Chiunque abiti nella Gallia del Nord è un franco. Noi sappiamo che la maggior parte di loro erano discendenti dei galli di Asterix e dei romani ma loro credevano di essere tutti franchi e allora quando nella Gallia Franca si scrive la storia ci sarà un cronista che dice vabbè intanto dice non crediate che noi franchi non abbiamo anche noi la nostra storia eh? perché certo che sappiamo tutti che i Romani vengono da Troia perché il principe troiano Enea fuggì da Troia ma sappiate che ci fu anche un altro principe che fuggì da Troia e si chiamava Francone. E da lì siamo venuti fuori noi. Dopodiché il cronista Franco dice, a quanto pare qui in Gallia una volta c'erano i romani. Non sappiamo mica che fine hanno fatto. Si vede che i nostri antenati sono venuti, li hanno scacciati via o li hanno uccisi tutti. Non sappiamo neanche che lingua parlavano, dice il cronista che scrive in latino. Ecco, immaginate... La frattura culturale che si è creata e la perdita di memoria che si è creata, ecco, perché è lungo questo periodo, molto, molto, molto lungo. <ride>